Ve la posso non far vedere. Ecco la nostra balda intrepida che sta qua a vedere cosa faccio, perché lei mi viene sempre dietro a me. Sempre, vero amore mio? Allora, abbiamo quasi terminato. Non ve lo faccio vedere perché ancora non ho messo le ciglia finte. E poi ve lo mostro. Ciao love. Allora, non tiro una serie di Cristi e Madonne, perché poi veramente divento sboccata. Allora, avevo girato tutto il video di questo trucco, siccome l'ho girato all'incontrario, non con il viso, cioè con la telecamera interna, ma con la telecamera esterna, e l'ho riacceso un paio di volte, le altre che ho ripreso sono venute all'incontrario e quindi non le posso mettere. Allora, non mi voglio arrabbiare, perché se mi arrabbio mi fa male alla salute. Allora, siccome il trucco c'è ed è una figata stavolta, non è venuto per niente male, ve lo faccio vedere lo stesso. Vi mostro cosa ho usato, senza ribadisco tirare una serie di bestemmie. Allora, ciao love! Dunque, vi volevo far vedere soltanto i prodotti che mi aveva mandato sta ragazza ieri. Chi mi segue su Instagram me lo sa, perché anche se non sono una grande di quelle Instagram story che vi metto qualsiasi cosa, perché quelle Instagram story con quei video minuscoli a me mi fanno un pazzincio che ho po' niente, però mi arrangicchio e quindi cerco di tenervi super aggiornate. Allora, vi faccio vedere che cosa ho usato. Il trucco comunque è molto semplice, cioè non è difficile da fare. L'ho fatto ieri il video di un trucco, non ve lo volevo mettere, l'ho voluto rifare perché il trucco di ieri non mi piaceva, semplicemente. Ho già cancellato tutte le foto del trucco di ieri, quindi ok. Forza, non c'è problemi. Allora, quindi cominciamo, vi dico un po' alle grandi linee, ve lo faccio un po' vedere. Come fanno tutti? Cioè, ok, odio queste fagge, cioè. Ma poi mi sembrano tutti ingessati, ma... Allora, fondotinta. Oggi ho usato il Super Stay 24 ore. Io ho il vecchio Super Stay che adesso vi mostrerò perché l'ho trovato giù dal mio babbo. A me devo dire che questa formula piace un sacco. Io non ho la pelle secca, ma ho la pelle normale. Ho visto anche il video di un'altra ragazza che l'ha recensito. A me piace, io ho la pelle più che normale, mi regge anche abbastanza. Il mio è la colorazione, boh, forse 16P700, perché non c'è altre colorazioni, quindi vabbè. No, 34 soft bronze. C'è un cane che piange. Vabbè. E poi, come cipria, sempre la mia cipria instant della Rimmel che vi ho messo nei promossi e ve le lascio qua. E poi lui, il camouflage della Essence. Devo dire che questo fondotinta della mia nonna quando lo usava da giovane è davvero molto buono. Io ho sia l'ivory che l'altro colore. E vedete, devo dire che è molto compatto ed è anche molto coprente. A me piace un sacco. Quindi, ok, questo. Poi gli occhi li ho fatti con questa palette che lei mi ha mandato. La ragazza vuole rimanere anonima, io vi dico che si chiama Chiara perché di Chiara ce n'è mille, quindi Chiara, love you so much. C'ho capelli puliti. Ed è la Golden Bar, quindi la della Love Makeup, la copia. A parte il profumo di cioccolato, tantissimo, mi piace un sacco. E però questo colore che è matte di transizione ho usato la Huda Beauty. Allora, la Huda Beauty che ho io è una copia, però devo dire che per essere un fake è spettacolare questo, a differenza per esempio degli altri. Innanzitutto perché somigliano moltissimo i colori a quelli veri. E poi devo dire che sono molto molto scriventi. Per averla pagata comunque 3 dollari e ci ho messo Sandalwood e Henna, con un po' di bossi, che sono appunto questi marroni caldi. Poi ci ho messo il dorato, ho messo una matita bianca normalissima perché quella della NYX bianca l'ho là. Mettete una base cremosa bianca, almeno io ho fatto così, e poi ci ho messo sopra il dorato. Il dorato, poi 24 carati
all'interno, che però si vede poco perché purtroppo avevo già, vedete, invece è bello, si vede anche bene. Però la matita che ci ho messo forse non era adatta. E comunque avevo già sotto l'altro dorato, quindi. E in fondo ho scurito con il verde. Poi cosa ho fatto? Ho messo l'eyeliner sotto matita, lo stesso colore di sopra l'ho messo di sotto. Poi ci ho messo sotto la matita marrone della Kiko che mi ha mandato lei. La 134, la 314, che non so se vi ricordavate che io questi sono gli swatch che avevo fatto, li avevo comprato, che io usavo questa come matita labbra perché è favolosa. E infine, cos'altro? Ah, un po' di nero in fondo perché quando mi do l'eyeliner poi nella parte esterna con un pennellino di quelli un po' più piatti ci metto il nero, ok? Poi il contouring sempre con bronze e l'altro della Wild Honey, della Pupa. E come illuminante ho usato quello che mi ha regalato ieri Lavinia. Ieri ci siamo beccate con l'Avi, è stata una giornata troppo 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 bella. Sera con dei nostri amici siamo andati a bere, a fare una bevuta. Si è fatto un giro e poi siamo andate alla Wild Honey, che la tipa ci fa: ah, ma voi allora potreste farle con me? Se le volete, guarda zia, cioè, no vabbè, però ecco. E mi ha regalato questo, che è dell'ultima collezione, quella con gli orecchietti. C'è soltanto questo dell'illuminante, però costa una palla perché 14 euro o 16 euro sono, queste sono troppe, però è caruccio, molto bello. Il packaging è questo, strafigo, con 8 grammi, cavo un occhio, 8 grammi di prodotto, dei denti bianchissimi ultimamente. 8 grammi di prodotto, naturalmente il mio pennino fa il suo lavoro. E all'interno lo trovate innanzitutto lo specchietto, e questa è una figata assurda. Poi ci trovate il pennellazzo e il prodotto sotto. Allora, devo dire che io ho usato il pennello per provarlo ed è eccezionale perché essendo un pennello piatto, sì, ma boh, ciao, cioè sono troppo cioè veramente ragazzi, quando succede così che ti si cancellano video, poi specialmente di un make-up che non lo puoi riprodurre, cioè veramente ti verrebbe, ti giuro, da tirare giù, da tirare giù, da tirare giù il santo dalla croce, però vabbè, se lo vedete, lo date, con questo pennello vi si schiaccia di brutto e quindi è una figata, e poi è un bellissimo, bellissimo, bellissimo colore, vedete? È questo. In casa mia non prende mai il telefono, naturalmente è partita una mia telefonata, cioè, e io oggi non dovrei sclerare. Allora, questo illuminante è favoloso, molto bello. Vi volevo far vedere quello che mi aveva mandato lei, che è quello della Paris, giuro, che poi ho butto tutto nel cesso, mi porto una sega, anzi ora sicuramente richiamerà. Speriamo, ma non ha mai preso qua in camera. Ok, l'ho messo più qua così non prende. Sto calma, sono calmissima. Allora, questo è quello che mi ha mandato lei della Pupa Paris Experience. Io ho la collezione prima di questa. Allora, il pack è questo, fa panico, e l'interno è questo. Ho visto l'ultimo che è uscito, quello in rilievo, cioè lo sto cercando, spero prima o poi arrivi pure qua da noi. Allora ragazze, questo illuminante è arancio, è qualcosa di oh my god, cioè è troppo bello. Spero che questa posizione non sia troppo poco simpatica. Mentre quello che ho io della collezione prima ancora è questo qua, sempre della Pupa. Questo era il Colle Privé Highlighter e il prodotto è questo. Vabbè, gli illuminanti comunque questi qua della Pupa, ragazzi, sono stravalidi. Ma poi illuminanti tutta la vita, cioè. Allora, quindi illuminante l'ho detto. Le ciglia finte sono della Sultry, che è una marca che mi mandò una ragazza, ancora figurarsi quando si stava a Caldana, con una scatola di... con un gufo, che c'ho ancora un sacco di roba da provare, ma proverò tutto e tutto avrà un suo scopo, non lascio niente al caso. Purtroppo ho i capelli puliti, bimbe,
Mi dispiace se non faccio e non posso far meno di toccarmi, ma è una tragedia. E quindi le ciglia finte. Ho provato comunque a mettere con la Duo e devo dire che non lo so, secondo me ho cazzato. Cioè, è proprio la Duo che ora io ho messo il puntino di là. Spero vivamente che il video comunque funzioni lo stesso, perché se il girato di qua non funziona, però ha sempre funzionato, infatti non capisco il motivo perché non me l'ha rigirato. E poi lei mi ha mandato questo qua, il mascara della Rouge, che io l'ho dato sopra, naturalmente alle ciglia finte. Allora, queste qui sono belle, però a me piacciono queste qui, non troppo esagerate, perché le ciglia finte troppo esagerate mi piacciono, lo sapete. Queste qui tendo a mettermele comunque le lenti, visto che mi chiedete spesso delle lenti, queste sono di Pinkie Paradise, la maggior parte delle mie lenti sono o di Unixo o di Pinkie Paradise, e queste sono da 15 mm se non mi sbaglio, perché sono quelle grandi. Questo comunque non mi sembra niente male. E mentre hanno comunque sono tutte pari, mentre le altre che mi fanno impazzire hanno l'arcata esterna più lunga di quella interna. Allora, e qui ci siamo. Ah, poi mi ha mandato. Insomma, fatemi sapere se vi interessa che vi faccio vedere i prodottini che mi ha mandato. Allora, ultima cosa sulle labbra, così poi vi faccio vedere pure quelli che avevo swatchato qua. Anche se sono andati via un po', vi faccio vedere quello che è andato via. Ieri siamo state sempre con l'Avia. Fatemi sapere, dai, se volete vedere i prodotti che mi ha mandato. Siamo andati dall'OVS perché mi avevano detto che c'era la nuova palette della Lotti dell'illuminante. Naturalmente da me non c'è sta. E quindi ho preso questi due lippini. Quello che ho su è questo qua della Lotti, che si chiama Lotti Slay All Day. E questo qui addirittura costa tipo 2,90 euro, niente, una fesseria. E questo qui dovrebbe essere Hey Bay, che vi fa vedere pure YouTube, che vedi Facebook, YouTube, però non dice prodotto in Cina. Allora, come texture devo dire che mi piace, perché non si sente per niente. Ve lo faccio, magari me lo ridò un po'. Ed è questo. Mi piace un sacco. Qualcuna di voi mi dice: Cami, dattelo fuori da Emma. Mi sembra di darmelo talmente tanto fuori che poi non mi piace. E devo dire che mi piace, anche perché ieri sera me lo sono dato, l'ho tenuto e ha avuto una buona durata, quindi per 2,90 euro. E poi ho visto questi della Essence, che io non avevo mai visto, e questo marrone mi ha catturato il cuore, che dovrebbe essere questo qua. Ed è un marrone scuro, ve lo riswatcho. Allora, innanzitutto profumano di vaniglia e questa cosa a me mi fa impazzire. È questo marrone qua, bello bello scuro. Vi verrà a noia che i miei colori sono principalmente questi. Poi Aline ieri mi ha regalato il nero della Wycon, che è questo. Che però, lui piccino non sapendolo, della Wycon era meglio, sì ciao, del nero era meglio se prendevo questi della Kiko. Perché quelli della Wycon hanno bisogno di parecchie passate, tendono leggermente ad essere un po' più chiari, e quindi era meglio se prendevo quello della Kiko, però me l'ha regalato lui, quindi amo il mio amore. E questo marrone è fighissimo, però adesso non l'ho ancora provato. Sembra che rimanga, se non mi sbaglio, la vi disse che rimaneva un po', insomma, di quelli molto molto morbidi, però non lo so. Bellina, cioè, nel senso, sta posizione malvagia non dovrebbe essere, però se magari stesse un po' più riesce la zampetta della. Ah già, vi avevo detto del telefono, naturalmente era un sito di truffa. L'ho preso in tasca, ma io lo sapevo e giustamente, cioè, ho detto, me lo immaginavo, perché un J7 vi costa 50 euro. Non è possibile. E quindi dissi, va, proviamola, tentiamola. Dovrei togliere la cover, ma se disgraziatamente mi va per terra, poi dobbiamo bestemmiare. Aspetta, facciamo, aspettate, facciamo così. Ok. E quindi, ah, poi ho fatto
una mini story su Instagram e ho detto, naturalmente erano napoletani, chi truffa meglio di napoletani, una ragazza mi ha mandato un messaggio, guarda, hai detto questa cosa, sai che mi sono sentita molto presa, cioè essendo napoletana, e gli ho detto, guarda, innanzitutto... Innanzitutto l'ho detto in maniera simpatica, non l'ho detto in maniera cattiva, nel senso, cioè sono stata simpatica, non era, anche perché ragazzi io tutto somma non sono razzista, insomma stata, adoro Napoli, però cioè, c'è chi tende magari, ma insomma io non ci vedo niente di male, però lei giustamente mi ha detto, se tutti, siccome al nord o comunque al centro ci danno tutti dei ladri. Cioè, questo mi dispiace perché comunque fare di tutta l'erba un fascio non va mai bene. Però purtroppo, ragazzi, è vero che al sud c'è una mentalità diversa. Io non dico che sono tutti ladri, ma c'è una mentalità diversa. Comunque poi il discorso diventerebbe lungo e quindi mi dispiace soltanto essere la sia presa. Quindi gli ho detto, ora mi dispiace avere tutta la sia presa. Ti chiedo scusa perché non era il mio intento di essere offensiva. Ok, dopo avervi detto il lip dovrei avervi detto tutto. Vi aggiungerò in fondo o in cima. Adesso vedo il pezzo di balda che mentre mi truccavo ha girato qui per tutto il tempo. Mi dispiace tantissimo, davvero non si è visto perché era un trucchetto che mi era venuto caruccio. Però vediamo allora a questo punto se riesco a mettervi il video del trucco di ieri, anche se non mi piace per niente. Quindi è un po' un trucco luccicoso, quindi un po' delle feste, tendente al marrone. Se comunque io da giorno lo porterei tranquillamente, però se magari poi da sera lo volete un po' legnare, gli date un po' di nero in fondo dalla parte qua dell'eyeliner e lo portate o in avanti o all'esterno. Ultimamente non sono molto contenta dei miei trucchi, non so perché, ma mi sembrano molto molto banali. Magari sì, voi mi dite sono belli, ma io mi sembrano banali. Comunque vi lascio pure il sito delle truffe giù di sotto del telefono, ok? Quindi spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Mi dispiace tantissimo davvero che non si sia visto il video. Purtroppo è un video di 10 minuti, è corto, però bene o male ho detto il succo, anche perché sono tutti i prodotti che ve ne ho parlato persino quando ho fatto il video proprio a queste bocciate, ve l'ho messo adesso, quindi che naturalmente vi linko, ve l'ho già detto, almeno guardate quello dove magari sono un po' più specifica. Vi mando un grande abbraccione, un grande bacione, siete sempre il mio più grande sostegno. Ciao Lovine! Ah, fatemi sapere un po' come si fanno queste dirette perché le farei volentieri.